Buongiorno, siamo sotto la pioggia, senza ombrello. Piove appena appena oggi, quindi stiamo andando alla Grand Central, visto che è al chiuso. Stiamo lì, magari facciamo colazione anche lì in zona e poi ci dirigiamo verso Central Park, anche se appunto in me con la pioggia è un po' più brutto, però d'altronde abbiamo ancora pochi giorni e a Central Park ancora non ci siamo stati, quindi vogliamo andare. Poi magari andremo all'Apple Store, che è proprio lì vicino a Central Park, che è sempre sulla Fifth Avenue, però fino in fondo non ci siamo andati. Lì ci sono i negozi un po' più di lusso, come anche Tiffany, voglio entrare anche lì. Peccato però per la pioggia. Vabbè, cielo completamente grigio questa mattina a New York. Un buongiorno super invitante con tutte queste mega torte. Ed eccoci arrivati. Quella è la Grand Central Station e dentro è davvero gigante. Adesso entro e vi faccio vedere. Qui a New York comunque puntualmente ci sono dei lavori in corso. Puntualmente. Siamo al Grand Central Market, abbiamo fatto colazione alla Grand Central Station, un semplicissimo cappuccino che io ancora devo finire perché sono lentissima. Facciamo ancora un giretto qua, visto che fuori piovigina, e poi andiamo in direzione Central Park, anche perché dobbiamo finire alcuni regalini da fare e quindi probabilmente ci dedicheremo ancora un pochettino allo shopping oggi, sperando che domani poi ci sia il sole, altrimenti la vedo dura andare sul ponte di Brooklyn con la pioggia. Qua abbiamo la zona dei cioccolatini, super invitanti, e poi qui loro preparano sempre tantissima frutta, sempre già tagliata, pulita in questi contenitori super pratici. Quello che c'è dietro è una foto. Ne so qualcosa. Carina. Ma quanto cavolo fa freddo oggi. Fa freddissimo. Guardate quanto sono piccoli. E quanto sono belli. Sono stata un attimo da UGG perché ho provato un paio di stivali, i classici, quelli col pelo per intenderci, e sono usciti nuovi colori. Mi piaceva tantissimo il colore rosa cipria, rosa molto molto chiaro, più rosa baby, però sono forse troppo chiari, ho paura di sporcarli oppure che si sporchino facilmente. Però gli UGG qui in America costano molto meno rispetto che in Italia, quindi ogni volta che vengo a fine ci faccio sempre un pensierino. Ad esempio l'altra volta li ho presi. E poi mi piace utilizzare tanto in inverno perché tengono molto caldo, però ho paura che quel colore sia troppo chiaro e quindi si sporchi facilmente, quindi ci sto pensando. Siamo arrivati a Central Park, ha smesso di piovere, però il cielo è completamente grigio, avrei preferito che ci fosse il sole. E siamo anche sulla Fifth Avenue. È un po' spoglio in realtà il parco. Stavo dicendo, l'unica cosa, peccato perché non ci sono ancora i fiori, non è fiorito niente. Con questo freddo è ancora tutto spoglio. Sicuramente deve essere bellissimo con la neve, secondo me, tutto Central Park innevato, ma non voglio nemmeno immaginare il freddo. E poi è sicuramente bello anche in autunno con tutte le foglie gialle per terra. Un periodo che abbiamo beccato noi, rimane un po'... perché è completamente spoglio, non c'è assolutamente niente, non c'è un fiore. Questo è il massimo di fiore che c'è a Central Park oggi, cioè in questo periodo. I palazzi, i grattacieli, e lì più avanti iniziano i negozi sulla Fifth Avenue, fra cui Apple Store. Ci stiamo arrampicando sulle rocce per vedere la vista, aiuto, sui grattacieli ancora da più in alto, dalla cima più alta, se possiamo dire così. C'è pochissima gente a Central Park oggi, ma sicuramente per il clima.
spettacolare, guardate. Tutti i grattacieli qui dietro di noi. Qui c'è l'Apple Store, ma al momento, come si può ben notare, lo stanno sistemando, ristrutturando, stanno facendo qualche lavoro. Siamo sulla Fifth Avenue e sta piovendo, noi ci stiamo bagnando tutti perché non abbiamo l'ombrello. Cioè non sembra aprile, sono con il cappotto ancora, ho freddo, piove. E ho visto che a Brescia ci sono 25 gradi in questo momento. Peccato. Tiffany. Prima sembrava essere uscito uno spiraglio di sole e invece è tornato di nuovo tutto nuvoloso. Mi sono rimessa la cuffietta perché fa davvero freddo oggi. Per domani mettono ancora sole, meno male. Comunque stiamo andando sull'High Line a fare una passeggiata prima di rientrare a casa. Si tratta di una vecchia ferrovia sopraelevata che insomma che non c'è più. Hanno fatto questo passaggio che, se non sbaglio, dovrebbe essere sul lato, ok, si trova sul lato occidentale di Manhattan. Quindi adesso andiamo a fare una passeggiata lì, si trova nel quartiere di Chelsea. E poi appunto rientriamo in appartamento, anche perché prima abbiamo fatto un po' di shopping. Ho preso qualcosina da Top Shop, cioè soltanto una magliettina. Io ho visto un vestito carino, però non ho voglia di provarlo. E poi sono stata a Victoria's Secret, ho preso un pigiamino carinissimo, tipo velluto grigio. Alla fine l'ho preso grigio, lo volevo rosa, però quando l'ho provato l'ho scelto grigio. Oggi però la giornata mi rende un po' triste perché è brutto girare con questo freddo. Siamo arrivati, adesso vi faccio vedere. Qua ci sono un po' di palazzi in costruzione, però ci sono dei punti molto belli sulla città. E poi si fa una bella passeggiata, sicuramente tutto è più bello se fatto sotto il sole, questo è poco ma sicuro, però lo facciamo ugualmente perché il tempo è questo, quindi ci adattiamo. Ed eccoci qua, questa è la famosa High Line, questa è la vista sulla città. Noi siamo arrivati circa da qui e siamo saliti e adesso proseguiamo volendo. Qui su questi gradini ci si può sedere e guardare la strada. Qua è sicuramente bello sedersi con questa vista, specialmente all'ora del tramonto. E probabilmente si sentirà anche poco perché tira un po' di vento. Guardate però che meraviglia. Qua hanno lasciato addirittura la ferrovia, la vecchia ferrovia, e hanno piantato alcuni alberi. Questo è il bar dell'hotel, è bellissimo. Wow! Davvero bello! E c'è un profumo in questo hotel troppo buono. Faccio vedere anche la palestra dell'hotel, quanto è bella. Anche io e Ste vogliamo farla. Mi metto qua che magari mi vedete, ok? Oh, però qua sono tutte le scritte, vabbè. Comunque anche io e Ste vogliamo farla a casa. Potremmo prendere un po' spunto, sicuramente non sarà così grande, ma sarà la metà della metà della metà della metà. Però Ste è una cosa del genere. Guarda che bello mettere tipo anche un pannello decorativo così. E poi gli specchi fanno tanto in una palestra. Addirittura il televisore. Per ora l'unica cosa che abbiamo è il tapis roulant, non abbiamo nient'altro. Bellissima comunque. No vabbè Ste, guarda i guanti per tirare rosa, per tirare i pugni, che belli. Guardate che cosa ho scoperto. Praticamente in tutti gli attrezzi, ad esempio sul tapis roulant, ci sono i dispositivi per guardare. Ad esempio adesso sono su YouTube, quindi si possono guardare video su YouTube, oppure c'è addirittura Netflix, un attimo che carica. Si può andare su Facebook, su internet, navigare su internet, appunto come vi dicevo, su Netflix comodamente mentre si fa attività fisica. Geniale. Siamo pronti per andare a cena. Abbiamo praticamente fatto tre passi e siamo arrivati. Siamo venuti da Shake Shack, visto che si trova in fondo alla via. Ed eccoli qua i nostri paninozzi. Uno, due. Stavolta abbiamo preso solo una patatina perché l'altra volta ci è avanzata. Però mangiamo in questo modo, in piedi. Una
Non so se si vede dalla videocamera, ma guardate l'Empire che sta brillando, è tutto illuminato nella parte qua in alto. Giornata è giunta al termine, ormai abbiamo soltanto 2 giorni, poi dopo 2 settimane torniamo a casa. E per concludere bene la serata abbiamo preso una bella torta, vediamo se riesco, se mi dai una mano, per favore, grazie. Una cheesecake, è gigante, guardate quanto è alta, una cheesecake con glassa di fragole, e guardate quanto è cicciona questa torta, è una bomba. Adesso la assaggiamo. La glassa è buona, è molto buona, quindi mangiamo la torta e poi andiamo a letto. A domani.